C'è futuro in Italia per chi si occupa di scienza e tecnologia. Questo è il messaggio del Maker Faire 2014 di Roma, la più grande mostra di innovazione al mondo. Tante le curiosità dell'evento di chiusura dell'Innovation Week, che si è svolto all'Auditorium Parco della Musica. Dibattiti e incontri, ma soprattutto tante invenzioni in mostra. Protagonisti anche molti giovani, che hanno dato vita ai loro progetti fra i banchi di scuola. Praticamente hanno dei sensori interni che seguono la palla con delle onde Bluetooth. E inoltre hanno dei sensori ultrasuoni per regolarsi e trovare la posizione nel campo. Il funzionamento è semplice, si mette la palla al centro e i due robot devono fare gol alla squadra avversaria. Ci abbiamo messo più di un anno per farlo, per perfezionarlo e tutto quanto. E siamo parecchi studenti della scuola e praticamente il pomeriggio facciamo un corso di robotica. Tante le scuole che hanno portato i propri studenti a Roma per visitare la Maker Faire, con uno scopo preciso: riaccendere nei ragazzi la passione per la scienza. 33 le nazioni che hanno partecipato a questa importante rassegna, con 600 progetti e 42 workshop, dalla pasta stampata in 3D al sistema di automazione domestica gestito via tablet per controllare l'impianto elettrico e di climatizzazione, arrivando poi persino a quello che potremmo chiamare joystick umano. Uno dei protagonisti del Maker Faire 2014 è stato iCab, robot umanoide realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. È una piattaforma di ricerca, quindi non possiamo immaginare che si comporti come i robot che vediamo nei film di fantascienza, però a lungo termine, tra una decina, quindicina d'anni, potremo trovare un fratello maggiore di iCab nelle case per svolgere compiti domestici o aiutare magari persone con handicap, disabili. Molte infine le invenzioni curiose, fra queste il Phony, un asciugacapelli che scatta selfie, realizzato in soli 3 giorni da 2 ragazzi, uno dei quali italiano. L'asciugacapelli è qualcosa che tu utilizzi in un momento privato, sarebbe interessante vedere la reazione di certe persone.